Se uno pecca, fa bene ad allontanarsi da Dio? Beh, è stato un piacere, Dio. Secondo la nostra mentalità, sì, perché ha sbagliato e non è degno di stare più con lui. Che grave errore. E buona fortuna per l'Apocalisse. Guarda, ti dico solo che quando Gesù doveva pranzare, si cercava proprio i peccatori. Certo. Come la mettiamo? Come dici tu, vecchio? E creava scandalo, eh? Infatti i farisei mormoravano che non andava per niente bene questa vicinanza con quelli là. Allora Gesù, per spiegare il motivo, racconta alcune parabole famosissime, tra cui quella della pecorella smarrita. La sappiamo, no? Questa povera pecorella rappresenta noi peccatori, che ci allontaniamo dal pastore e ci perdiamo. E noi che facciamo? Stiamo lì a dirci quanto abbiamo sbagliato, quanto siamo indegni, quanto non ci meritiamo niente. Peccato che la parabola non parla di questo, di quello che ha fatto la pecora, ma di quello che fa il pastore, che parte, si lancia, attraversa mari e monti, pur di riavvicinarsi alla sua pecora. Ed è questo lo scandalo del Dio di Gesù Cristo. Sbagli? E lui ti ama ancora di più. Ti allontani? E lui si avvicina ancora di più. Insisti nell'errore e lui ti dà grazia ancora di più, perché noi non abbiamo ancora idea di quanto Dio ci ami follemente, e non quando siamo bravi, ma soprattutto quando lo tradiamo. In altre parole, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, e questo lo dice San Paolo. Quindi ricordati che ogni peccato non è vero che hai Dio lontano, perché in realtà lui è doppiamente sopra di te.